Buonasera dal Millennium, quarti di finale Minor League, partita d'andata, si affrontano Valcedonia e Italian All Blacks. Attenzione al calcio di punizione di Monti, ne ha messi 4 in barriera per l'Ingeri. Va Monti in porta e trova la rete dell'1-0, si è fatto sorprendere centralmente per l'Ingeri. La rimessa battuta da Greco in area di rigore, Farina si gira e calcia la parata del portiere e poi la difesa che allontana e non riesce a deviare, quindi Vestuto che recupera le sue spalle, ancora Vestuto in avanti, il pallone recuperato da Zullini, poi Vestuto che calcia. La sua conclusione termina larga, non di molto, ha rischiato molto qui la Valcedonia. Ottima la chiusura di Addato, quindi riparte Giordano. Il pallone in area di rigore per Menna, rientra, calcia per l'Ingeri in qualche modo. La tiene in due tempi, poi subisce anche un colpo. Il gol e il passaggio di Imparato per Farina che calcia. La parata ottima di Scarfiello che mette in calcio l'angolo. Il lancio di Zurlini per Farina, ottimo il controllo di Farina, in area di rigore Farina, una finta, ancora Farina che calcia e trova la risposta con il piede da parte di Scarfiello. Monti, una finta per lui, ancora Monti che cerca Giordano, velocissimo il numero 7 che poi va a calciare, gli chiude lo specchio per l'Ingeri e poi allontana la difesa con Derrico. Va lui, una finta ancora di Derrico, poi il pallone per Zurlini che calcia e proprio allo scadere del primo tempo trova il pareggio Lorenzo Zurlini. Poi per Monti, la finta di Monti che poi lascia partire il destro largo. Termina la prima frazione di gioco, Valcedonia 1, All Blacks 1, le reti di Monti in apertura e poi nel finale ci ha pensato Zurlini a pareggiare i conti. Ancora Roberto Derrico in avanti dove c'è Farina, il tiro di Farina, la parata straordinaria di Scarfiello che la mette sulla traversa. Va in avanti, Greco che recupera e fa ripartire Farina, attenzione che adesso è 2 contro 2, porta palla Farina, va in area di rigore, il pallone non toccato da Imparato, si insacca per il 2-1 della Valcedonia, il gol dovrebbe essere di Michele Farina. La punizione battuta veloce, Vestuto che va da Menna, prova a far partire il sinistro, che gira ma non abbastanza, termina sul fondo. Il calcio di punizione al limite, sempre Monti sul pallone, va lui ancora in porta. La conclusione questa volta però termina larga. Il calcio di punizione questa volta lo batte Menna col mancino, va in porta! Per l'Ingeri si fa perdonare l'errore sul gol dell'1-0 con un'ottima parata. Menna, ancora lui, prova ad andare Menna fino in fondo, mette il cross, Monti! La devia verso la porta ma per l'Ingeri se la trova tra le braccia e la blocca. Rossi, in avanti ancora per Giordano, sempre lui, ancora Giordano, punta a Macera, viene fermato ma termina la partita con la Valcedonia che rimonta a battere 2-1 gli Italian All Blacks grazie alle reti di Zurlini e Farina. Era andato in vantaggio l'Italian All Blacks con Monti. Buonasera dal Millennium, si è appena conclusa la partita tra Valcedonia e Italian All Blacks, quarti di finale d'andata, Valcedonia che ha vinto 2-1. Siamo con il capitano Di Maria e con Lorenzo Macera. Partiamo da Macera. Lorenzo, una partita che si era messa male con un calcio di punizione avversario sul quale per l'Ingeri è stato perfetto, loro sono andati in vantaggio, poi avete rimontato il gol di Zullini prima dell'intervallo e poi nel secondo tempo il gol di Farina. Sì, all'inizio abbiamo sofferto un pochino perché dovevamo un attimo quadrare bene la partita, poi dopo ci siamo messi in campo, abbiamo giocato come sappiamo, abbiamo iniziato a far girare palla e siamo riusciti a portare a casa la vittoria anche con un po' di difficoltà a tratti. Passiamo al capitano, un vantaggio di una rete che in vista del ritorno è quasi nullo, cosa dovrete fare per portare a casa la qualificazione alla semifinale? Sicuramente dobbiamo parlare di meno a mezzo al campo, dobbiamo essere più compatti, nonostante abbiamo vinto 2-1 dobbiamo fare molto di più. Abbiamo un vizio che parliamo un po' troppo tra di noi, ci becchiamo troppo, se miglioriamo queste piccole cose possiamo puntare molto in alto. Ringraziamo Macera e Di Maria, facciamo i complimenti per la partita a tutta la Valcedonia e dal Millennium è tutto.